DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi. Ciao e benvenuti a DAZN Talk con Francesco Fontana, Giovanni Barsotti, ma soprattutto Stefano Sturaro, fresco di promozione. Grazie. Ciao Stefano, benvenuto, benvenuto. Grazie. Come stai? Com'è andata? Dai, raccontaci. Bene, bene, dai, stiamo ancora... Comunque c'è un clima di festa... Dopo la partita di Ascoli è vero che avevamo ancora da preparare due partite, però comunque inevitabilmente è un clima festoso, è un clima gioioso, quindi la testa è già, diciamo, all'estate, alla prossima stagione, quindi siamo veramente contenti. Bello, rilassati. La cosa più assurda che è successa in questa festa, perché poi non possiamo dirle tutte, però una cosa che ci vuoi raccontare una della cosa festa. Che si può dire, dai. Se volete quelle... dico che ci ho messo 6 giorni a recuperare da una mezza serata che abbiamo fatto dopo Ascoli. Mezza però, attenzione. 6 giorni ci ho messo a recuperare. Ma come mai? Perché stai invecchiando anche tu, no? Anche... No, sì, non sono più abituato a fare certo tipo di serate, quindi l'ho accusato parecchio, però è stato bello, sono momenti unici che ti rimangono nel cuore e nella mente per sempre, quindi è giusto che vadano sfruttati al massimo. Stefano, ma torniamo alla partita con l'Ascoli, tra l'altro io c'ero, quindi abbiamo anche parlato a fine partita. Quanto era bello lo stadio, cioè onestamente, a prescindere dal tifo, proprio parliamo da appassionati di calcio. È bello. Bellissimo. Io vi dico... Era da tempo che non vedevamo lo stadio così, onestamente, con questa carica, con questa atmosfera, questi colori. Vero, vero. Io l'ho visto anche in dei momenti particolarmente positivi per il Genoa, però quello che siamo riusciti a fare quest'anno, questo rapporto che siamo riusciti a creare, anche se a distanza, con i nostri tifosi, è un qualcosa di unico. E l'atmosfera che avete sentito con l'Ascoli, ma che ci sarà sicuramente anche domani, ne è la prova. Sai Gio, quando sono arrivato a casa la sera, va bene che avevamo anche la cuffia, dovevamo alzare la voce per farci sentire, fischiamo all'orecchio come quando vai in discoteca tu a farci torni a casa, io avevo le orecchie che fischiavano. È vero che quando lo stadio è molto caloroso poi torni a casa e ti fischiano, ma lì in particolare Ma e poi lì chi l'ha gestita la festa promozione più di tutti? So che c'era Brescia, adesso avete creato questo legame, poi parlavi della tifoseria, rafforzato da guasto d'amore con Brescia. Chi era il più gasato? Gudmundsson, no, non lo so, dimmelo tu. Beh, noi tutti, anche dei ragazzi che magari inizialmente sembravano un po' più introversi, invece poi si sono dimostrati dei leoni da la serata. È stato bello. Stefano, però adesso andando un po' magari sulla stagione, ricordiamo le parole di Strootman che parlava che comunque a novembre, dicembre avete passato un momento molto molto difficile, poi con Gilardino esordio in panchina contro il suo Tirol in casa è cambiato praticamente tutto, perché poi da lì in casa non l'avete mai perso praticamente, l'avete costruita soprattutto in casa la promozione. Parlami un po' del Gila, dai, nel senso, campione del mondo, come attaccante lo conosciamo tutti, giovane allenatore, che allenatore ha aiutato voi, ma anche viceversa, se vogliamo. Poi tu sei uno che ha una carriera importante alle spalle. Vai, raccontami il Gila allenatore. Beh, io innanzitutto partirei dicendo che avendoci giocato insieme, io ho avuto la fortuna di giocarci insieme, probabilmente mai avrei scommesso che lui potesse diventare un allenatore molto bravo, anche se molto giovane, come allenatore è molto bravo. Con noi credo che più che bravo sia stato molto intelligente inizialmente, perché comunque noi eravamo in una situazione veramente pericolosa, no? Noi ci sentivamo appesi a un filo, che potevamo o svoltare la nostra stagione rimanendo aggrappati, oppure potevamo cadere poi nel baratro. Quella era la sensazione che sentivamo. Lui con intelligenza è riuscito a toccare i tasti giusti, è riuscito a muoversi nel modo giusto. Credo che abbia ridato comunque un'organizzazione di squadra più semplice rispetto a come era prima, e alla fine questa semplicità ha pagato.
poi andando avanti con le settimane, con i mesi, anche sicuramente grazie ai risultati, grazie a una fiducia ritrovata, poi piano piano ha iniziato a mettere del suo e credo che alla fine, nei nostri ultimi 2-3 mesi, che è stato il momento dove poi secondo me abbiamo deciso, no, le sorti del nostro campionato, si vedeva proprio chiaramente il tipo di squadra che eravamo, il tipo di gioco, di mentalità, di movimenti che facevamo, e questi poi col tempo ce li ha dati lui. Quindi è entrato un po' in punta dei piedi, dici, con semplicità ha sistemato. Ma ha parlato, esatto, con te all'inizio? Cioè, visto che comunque avevate rapporto e comunque sei uno dei leader, conosci bene l'ambiente, è venuto a parlare con te all'inizio? Sì, lui ha fatto con colloqui quotidiani con un po' con tutti, no? Una cosa che secondo me anche è riuscito molto bene a fare è comunque a tenere le distanze giuste da allenatore a calciatore, cioè nel senso si può essere amici, potevamo essere compagni di squadra, ma oggi io, come anche altri, siamo giocatori, lui è l'allenatore, quindi lui è stato bravo a creare questo distacco che comunque anche agli occhi dei compagni non è poco. Ma Stefano, toglimi una curiosità, ma gli dai del tuo in campo o gli dai del lei? No, cioè noi da fuori spesso ce lo chiediamo quando magari c'è il rapporto magari tra un allenatore e un giocatore, sono stati compagni, no, ma non vuol dire niente, il rispetto può essere anche massimale, no, certo, anche se dai del tuo, no, assolutamente. È una curiosità mia. Guarda, ti dico, non penso del tu, forse ogni tanto del lei, ma perché sbaglio, però di solito li do del tu. Sì, che poi ripeto, cioè il rispetto non dipende dalla... assolutamente. Stefano, iniziamo un po' a leggere anche i messaggi dei nostri amici da casa. Ti chiedono, Lorenzo ti chiede in particolare, secondo te la squadra che quest'anno vi ha messo più in difficoltà, non la più forte necessariamente, la squadra che vi ha creato i maggiori problemi? È il Parma, ti direi. Parma. Credo che sia l'unica vera e propria batosta che abbiamo preso. Vero, vero, vero. Ci sono altre domande, te giù. Ci sono altre domande, ma passiamo sul... Perché c'è una bella domanda che però ci mette un po', no, allora, sul binario, esatto, allora, della sua vita. Dopo, fra sì, qualche istante. Hai ancora curiosità sulla... Vai sulla stagione, allora. Fra qualche istante. Vai, allora. Fra qualche istante. Invece ti chiedo a questo punto, nella stagione, il momento della svolta, secondo te? Cioè, ok, l'arrivo di Gilardino, insomma, però... Dovendo individuare un momento, una partita, un episodio nel quale avete detto, grazie al quale avete detto, ok, possiamo salire in Serie A. Allora, se devo individuare un episodio, forse ti direi forse la parata di Martinez con la regina all'ultimo. Wow, forse finalmente chiamato, finalmente i portieri, no, finalmente i portieri. Come mai? Benevento. E beh, perché comunque la regina ancora era vicino, ancora stava, diciamo, abbastanza bene prima di affrontare un periodo un po' più difficile. E poi forse addirittura quella partita lì ci aveva fatto guadagnare punti sul Bari, quindi così a freddo, a caldo mi viene in mente quell'episodio lì, ma anche il gol di Puskas all'ultimo a Benevento. Benevento, sì. Però più che un episodio, perché poi episodi ce ne sono tanti in una stagione, secondo me, ve l'ho detto prima, il periodo sono stati da febbraio, marzo, aprile, cioè questi 3 mesi avete noi siamo andati forte, cioè abbiamo vinto, non abbiamo più perso, riuscivamo veramente a gestire le partite come volevamo, e noi abbiamo dimostrato veramente tanto su quell'aspetto lì. Va bene, ma volevi fare il floricoltore? Parliamo di cose veramente importanti, ok? Il Genova in Serie A, va bene. Ma soprattutto parliamo della tua di passo, però cioè, in realtà sei stato veramente molto bravo a dare, secondo me, un'immagine di quella che è stata la stagione del Genova. Quindi anche chi non vi ha seguiti, secondo me da questi 5 minuti può aver capito perfettamente il percorso che è stato con Gila che arriva e poi voi che mettete la freccia, insomma, a marzo sostanzialmente. Parliamo della tua storia, perché il nostro Luca si chiama? L'ha scritto Luca, esattamente. Luca ha chiesto in chat, ha detto, grande giocatore e pensare che voleva fare il floricoltore.
che è una cosa che suggerisce Wikipedia. Come mai? Tu sei di Sanremo, la città dei fiori e del festival. Ci racconti? Sì, è sempre stata un po' la mia passione, no? Più che il fiore in generale, la natura, le piante. A Sanremo avevo la fortuna di poter frequentare un'agraria con indirizzo proprio alla floricoltura, che mi piaceva veramente tanto. Purtroppo poi, quando dopo un anno sono venuto a Genova, 15 anni, e soltanto che l'agraria di Genova era totalmente un altro indirizzo. Tra l'altro eravamo io e Perin, ci svegliavamo alle 6, poi era veramente impegnativo. E infatti poi purtroppo non ci sono state più le possibilità né mie di voglia e di piacere, perché appunto era un altro indirizzo, né comunque di comodità, era veramente veramente scomodo. E poi purtroppo ho cambiato, sono andato verso un'altra direzione scolastica, però tuttora la natura, le piante sono la mia passione, il mio antistress. Mi prendo dei momenti magari anche a casa mia, in giardino, anche solo a fare una passeggiata, ogni tanto fare qualche piccolo lavoretto, sono un antistress per me molto valido. Se curi il giardino, sistemi i fiori, cioè il sogno di ogni donna, cioè la mia compagna pagherebbe per avere uno Stefano Sturaro, quindi io su questo sono complimenti. Stasera glielo dico con un po' di rammarico. su quell'aspetto magari sì, però poi in casa a zero totale. Ci vuole anche quello. Stefano, tra l'altro, aggiungiamo, perché Luca chiede anche, questa è una domanda anche difficile, se vogliamo, non è facile rispondere. Oltre a questa passione, ti chiede se secondo te, lui ti considera un grande calciatore, un grande giocatore, considerando il tuo potenziale, sei fatto il massimo considerando appunto le tue qualità, oppure c'è qualche rammarico, qualche momento però di palo in frasca? Ma almeno Luca lo completiamo. Completiamo Luca. Io so di aver fatto meno di quello che probabilmente avrei potuto fare, non in termini di voglia, di dedizione, ma proprio più a livello di numeri, di risultati, perché purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, io sono un tipo di giocatore che, se non dà sempre il 100%, se non ci sbatte sempre la testa e non va oltre i propri limiti, probabilmente oggi non saremmo neanche qua a parlare noi, no? Io non sarei mai arrivato così in alto se non fossi quel tipo di giocatore. D'altra parte, però, essendo quel tipo di giocatore, questo cosa vuol dire? Che comporta sempre magari qualche piccolo problema in più, sottovalutare o andare sopra qualche piccolo problema che poi magari diventa un problema grosso. Io ho avuto comunque un paio di problemi molto molto lunghi e impegnativi, dovuti proprio al non mollare quando forse era il caso di mollare, cioè l'andarci sopra mi ha quasi hai fatto peggio. Esatto. Tu eri partito però con di... questo. Sì, scusa, dimmi. No, vai pure. No, io sono questo tipo di giocatore, sono questo tipo di persona, quindi non ho rimpianti, ma so che probabilmente se fossi stato un po' più egoista, probabilmente avrei potuto fare un qualcosina di più. Dicevo, sei partito con gli infortuni anche, no? Cioè, hai avuto dei problemi, ho letto prima, strutturali, non so neanche come definirli, ossei da ragazzo. Sì. Io praticamente sono nato con una piccola malformazione ai piedi, a tutte e due, e a una a 13 anni e l'altra l'anno dopo a 14 anni mi sono operato, non per risolverlo, ma comunque per limitare, no, i problemi, e quindi ho perso comunque gran parte della mia infanzia calcistica. Poi mi sono ritrovato comunque a bruciare un po' le tappe, e tutto questo mi ha portato sempre ad essere, comunque a non mollare, però mi ha portato anche, come ho detto, a sempre ad andare tante volte fuori giri e poi fare più danno di quello che in realtà poi c'era.
Detto che comunque, forte. Assolutamente, assolutamente. Detto che comunque Sturaro nella sua carriera qualcosina ha vinto. Qualcosina. Ricordiamo? Supercoppa Primavera al Genoa 2010, okay, quando era giovanissimo. Poi quattro campionati italiani con la Juventus, quattro Coppa Italia, quattro su quattro. E una Supercoppa italiana. Quindi qua possiamo aprire il capitolo Juventus, Stefano. Perché quando dici so che potevo fare di più... Comunque hai vinto tanto. No, secondo me pensi a che potevi allargare quei quattro anni, adesso Juve o no Juve, però quei quattro anni di prime, li chiamiamo così, dici potevano essere un po' di più. Penso a quello, penso comunque anche a un dopo Juve. Io ho avuto l'opportunità di andare allo Sporting, no? Poi per appunto un mio problema era iniziato, sì. Era iniziato poi a Torino, non mi ha mai permesso di poter scendere in campo, no? Io comunque ho 30 anni, quindi gli anni diciamo a buon livello potevano e possono continuare ad esserci. Diciamo che sono ancora in tempo per recuperare qualcosina, però potevo sì allungare un po' magari il tempo a Torino, ma poi rimanere magari su un livello non come la Juve, però magari un po' meno. Ti chiedono tra l'altro, Stefano, utilizzano il termine, l'aggettivo forte, io estenderei, diciamo, comunque lo cambierei in... il migliore per quello che ti ha dato e ti ha insegnato, se vogliamo, a livello di allenatori, dovendo fare qualche nome, anche solo uno, insomma, chi ti ha dato di più tra gli allenatori che hai avuto? Evidentemente anche la Juventus ne ha avuto uno che per tanti anni, insomma. Sì, ho avuto la fortuna di avere allenatori veramente, veramente in gamba. Per le mie caratteristiche di giocatore, probabilmente ne farei tre. Sono Juric in primavera e poi un po' Verona, Gasperini poi in prima squadra al Genoa e Conte per il mese e mezzo, due che avevamo avuto durante l'Europeo 2016. Per tre allenatori non banali, non banali. Esatto, per caratteristiche mie sono quelli che mi hanno dato forse più indicazioni. Che poi io ritrovavo in campo. Poi ovviamente ce ne sono stati tanti altri come Allegri, come anche lo stesso Prandelli, Gila ora, ma anche Blessing, tutti mi hanno dato qualcosa. Io su quell'aspetto lì di allenatori mi sei stato fortunato, ne hai avuti di ottimi, diciamo. No, però giustamente hai detto una cosa importante, comunque significativa, per le mie caratteristiche, infatti, esatto. Sei un giocatore che va, insomma, chilometri ne fai. Loro potrebbero rispondere la stessa cosa, no? Cioè a loro certo. Sturaro piace, ovviamente. Certo, Gasperini, Juric, Conte, qualcosa che in comune hanno, eh. Lì si corre. Troppo. ma spiegami una cosa. Chi hai corso di più di questi tre? forse con Gasperini. Ma i ritiri estivi con Gasperini come sono? No. Meglio le frustate forse. Lo so. No, però cioè, adesso così sembra che, però poi a dicembre i risultati, novembre dicembre, no, assolutamente. Poi, tutti i tuoi colleghi che hanno lavorato a lungo con Gasperini dicono all'inizio è devastante, no, però poi ti vola. Devi essere molto molto ben predisposto a quello che ti propone, no? No. Se sei ben predisposto poi e accetti tutto, devi accettare tutto, poi alla fine i risultati arrivano e i risultati sono arrivati comunque anche a lui, perché sta facendo qualcosa di incredibile. Giù. Ma parliamo del salvataggio storico. Vai. A porta vuota contro il Real Madrid, mi pare su James Rodriguez, Champions League. Parliamo, questo deve essere il momento più alto dell'intervista. Perché l'hai fatta tu la domanda. Sì. Va bene. No, però parliamo di quel salvataggio storico, che all'inizio non si capiva, sembrava un errore clamoroso suo, e invece poi vedi il replay e c'è Sturaro che mette la zampa, no? Sì, io quel momento lì non mi ricordo se è scappato a me, che me lo son perso un attimo, o se è sfilato dietro alle spalle a qualcuno davanti a me. Fatto sta che lo vedo all'ultimo, vedo che lui va per colpire di testa, io non arrivavo, quindi volevo provare a mettermi tra lui e la porta, no? Vedo che ci va di testa, alzo il piede, sento che mi tocca e va su alta.
non esulto, non faccio nessun tipo di scena perché non sono così, io non faccio, sono uno un po' più pratico che plateale, no? Quindi nessuno si è accorto subito. Poi però dopo, riguardando le immagini, si è visto e niente, è stato anche lì un bel momento, un episodio importante per me, che poi è stato importante per la Juve, che poi ci ha permesso di andare a giocarci la partita a Madrid e poi di raggiungere la finale. Ma tra i tuoi compagni a Torino, vabbè, diciamo che di scelta ne hai parecchia, ma quello che affrontavi in partitella e pensavi questo è ingiocabile, cioè non me la fa vedere. Douglas Costa, veramente fastidioso. Che forte che andava. Andava a 200 all'ora lui. Lui, Torino ci voleva. Lo stesso Quadrado, Pogba. Tanti. Sì, io ho avuto, sono stato veramente fortunato ad aver vissuto la Juve in quel periodo così importante per la Juve. Sì, 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 no, la Juve è migliore degli ultimi 20 anni. Cioè, Allegri, parlaci un po' di Allegri, Stefano. Però aspetta, scusa, volevo capire solo una cosa su... Quindi ha dato rinvio dal fondo, che non mi ricordo quella volta lì? Cioè, dopo il colpo di testa di James, dà rinvio dal fondo lui? Sai che non me lo ricordo? Perché sarebbe interessante... Perché io mi ricordo che lì per lì nessuno se n'era accorto, tu mi stai confermando che nessuno se n'era accorto, e poi viene fuori solo dopo, e quindi era stato un salvataggio. Forse sì, non lo ricordo, però forse sì. Secondo me sì, gli dà rinvio dal fondo. Forse è quello che di niente, perché ho visto che ha dato rinvio dal fondo. Ho detto, sto zitto, mi faranno i complimenti alla fine. Sì, lo diciamo a Dazon qualche anno dopo. Esatto, lo dirò da Dazon, ero curioso, e sta qui la mitologia di quel salvataggio. Vero, nessuno se ne accorge. Hai ragione, invece era decisivo. No, ti chiedevo di Allegri, insomma. Perché comunque è un allenatore diverso rispetto ai tre che hai citato, però comunque lo conosci bene. E anche come pensi che abbia fatto quest'anno a gestire, cioè come l'hai vista la Juve un po' di quest'anno e come lui avrà gestito quest'annata un po' così? Il mio punto di vista sul mister è che lui è una grandissima persona, molto 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 intelligente, forse più di quello che si pensa da fuori, e credo che qualche difficoltà lui le abbia trovate quest'anno. Lui è abituato ad affidarsi tanto ai giocatori e probabilmente in questo momento il gruppo di giocatori di squadra non è il gruppo ideale per le sue caratteristiche di allenatore. Forse il gruppo che aveva prima lo era di più, ma semplicemente perché prima, io anche su questo sono stato veramente fortunato, ho avuto degli esempi clamorosi, c'erano 6, 7, 8, 10 giocatori veramente importanti, ma non a livello tecnico, no, uomini veri, uomini che ti sapevano indirizzare i momenti, le partite, ma anche le stagioni. Erano, cioè, un punto di riferimento totale in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione. E quindi affidarsi a loro poi è sempre stata la cosa migliore. Stasera passano? Come? Stasera passano, dico, giocano a Siviglia, stasera ritorno di semifinale di Europa League, passano? Spero proprio di sì. È dura, perché comunque Siviglia è una bella squadra, però la Juve, se fa la Juve, è difficile poi comunque riuscire a vincere contro la Juve. Stefano, non abbiamo più purtroppo tanto tanto tempo, siamo quasi in chiusura. Io ti chiedo però una cosa, tornando su di te, sul Genoa. Tu hai giocato tanti anni alla Juventus, hai vinto tanto, però ascoltandoti dopo la vittoria contro l'Ascoli avevi detto che consideri, anche per le tue origini ovviamente, per il luogo dove sei nato, la maglia del Genoa la senti addosso, molto di più rispetto a quella della Juventus, che non è scontato considerando... Diciamo che la Juventus è un top club mondiale col quale hai vinto tanto. Insomma, la maglietta del Genoa per chi tifa Genoa è veramente una seconda pelle, Stefano. Non mi ricordo se l'ho detto a te o in qualche altro momento. Confermo. Ma sai, quando tu fai qualcosa, in questo caso il mio lavoro, e lo fai con un sentimento molto più profondo, no? Comunque... è una società che conosci da tanti anni, è una società che ti ha accolto, ti ha aiutato, ti ha cresciuto
che ti ha dato tanto. Io comunque, arrivando a 15 anni, ritrovarmi oggi qua, il percorso, cioè ci sono 15 anni e comunque sono ancora qua, quindi capisci che è una situazione un po' diversa rispetto magari a dire anche 4-5 anni molto importanti a livello calcistico, a livello emotivo, però è un po' differente. Poi anche quando ci sono comunque amici, conoscenti, parenti direttamente coinvolti, no, in questa società o comunque per questi colori, te lo fa vivere in una maniera un po' differente. D'accordissimo, cioè, ci sono i balli e sentimenti che magari c'erano anche con la Juventus, però qua è roba vera. È una roba un po' più profonda. Più profonda, certo. No, ma se hai 30 anni, cioè, vuol dire che metà spaccata della tua vita l'hai... Legata, quantomeno, sì. Esatto. Poi per quanto tu sia andato in giro. Ma quando smetterai, tra 1200 anni, farai il floricoltore, l'opinionista, l'allenatore? O tutto? Ah, sicuramente il mio antistress continuerà ad essere il mio giardino. Poi per il resto ti dico, in questo un giorno mi piace una cosa, un giorno me ne piace un'altra, quindi non ho ancora le idee ben chiare. Quello che so è che comunque quest'anno, dopo un periodo comunque mio difficile, no, ha sempre la rincorsa di una forma fisica che mi potesse un minimo soddisfare. Non sono ancora soddisfatto a pieno, ma un minimo. Poi dopo anche le emozioni finali di questa stagione, io mi sento ancora giocatore, cioè ho 30 anni sia per età. Tu sei 93, ne hai ancora. Ne poi, esatto. Però sentivo che parlavi bene, ho detto è un futuro opinionista, sempre la deformazione professionale. No, certo. A livello fisico io voglio fare ancora il calciatore, quindi al resto continuo a pensarci così, un giorno è una cosa, un giorno è l'altra, ma certo. Io voglio continuare a fare il giocatore. Assolutamente. Stefano, che Serie A immagini per il Genoa? Senza parlare ovviamente di mercato, scelte, questo non, in questo momento non ci interessano, proprio a livello di voglia del club, della squadra e soprattutto, cioè, altrettanto da parte della tifoseria. Cosa ti immagini? Cioè, la prima giornata di campionato come te la immagini? Il prosieguo come te lo immagini? Vabbè, mi immagino un'atmosfera della Madonna, e mi immagino un ambiente carico a mille, e noi come Genoa, non come giocatori, come Genoa in generale, dovremmo sicuramente cavalcare l'onda, sapendo che sarà molto, molto, molto difficile. Quindi se non faremo le cose fatte bene, e mi riferisco di nuovo a tutto il Genoa, non solo a me e ai miei compagni, se non facciamo le cose fatte bene, rischiamo veramente di partire, sai, zoppicando, e quando parti zoppicando poi non è mai semplice poi ritirarsi su. Quindi bisogna partire bene, bisogna subito essere sul pezzo, consapevoli di quello che ci aspetta. Grazie mille, Stefano. Allora ci vediamo, se Dio vuole, insomma, in Serie A l'anno prossimo. Stefano, grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Ciao, super Stefano. Gentile. Grazie Stefano, grazie mille. Alla prossima. Grazie, ciao, complimenti, grazie per la promozione. Assolutamente. Ciao, ciao. Era Stefano Sturaro. Parla bene. Parla molto bene. Questa cosa della passione periferia è bellissima. Sì, cioè, è bella. Mi sento toccato vicino perché io sono proprio il contrario, quindi... Ma perché allora ti sei toccato da vicino? Allora vale per tutto. Perché a casa quando mia... è una cosa che sei così, ti sei toccato da vicino. Quando è una cosa, no, che è il contrario, è così, perché mi dico... Cioè, te ti toccherà vicino tutto. No, vabbè. Tante volte mi dicono, dovresti, curala. Invece... Sai cosa dovresti fare? Seguire tutta la settimana su DAZN. Vai, ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Perché oltre al weekend di calcio che inizia domani sera da Reggio Emilia con Sassuolo Monza, e poi ovviamente c'è tutta la settimana da lunedì in poi con Spiega Marelli. Assolutamente. Con i nostri talks, Croquetas il martedì, i talks invece mercoledì e giovedì, Fantaradar venerdì e poi il nuovo weekend. Assolutamente. Poi basta. Ricordiamo che questa... 2, 3. Ormai siamo alla fine. Rush finale. Ricordiamo che questa puntata potete ovviamente rivederla sull'app DAZN. Sull'app DAZN. Anche su YouTube, se torni indietro. Potete vederla in un sacco di modi. Si può rivedere. Con Stefano Sturaro. Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa. Grazie Giovanni Barsotti. Grazie Francesco Fontana. Grazie a voi. Ciao. DAZNBet.fan.
Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.